Un saluto agli amici di Medico Snake, benvenuti in questo vlog nuovo. Allora, questo vlog nuovo in che consiste? Allora, prima di tutto, voglio parlarne con Web Libero di questa cosa, con Claudio di Web Libero, perché in qualche suo video ha parlato delle sue sfighe. Beh, mio caro Claudio, ti dico subito che le tue sfighe, a confronto le mie, non sono nulla, anzi le tue sono molto molto signore, invece le mie, beh, 2 giorni di sfiga che non ti dico. Allora, prima di tutto procediamo con ordine. Mi trovo da circa 4 giorni a lavorare a Torino perché l'azienda mi ha spostato a Torino e solitamente come entro in camera, sai, mi preparo ed una di queste sere che succede? Monto l'attrezzatura, voglio girare un video, un attimo che cambio braccio perché mi sto stancando con questo, ok? Dicevo, una di queste sere rientro in camera. Monto l'attrezzatura video, comincio a girare il mio video e fortunatamente il mio video riesce bene a primo colpo, quindi quasi quasi senza sbagli. Che succede? Prendo i file come mio solito fare, i file audio e i file video li trasporto sul computer e tutto ciò che succede è proprio in post-produzione. Che succede? Nel momento in cui vado a sincronizzare l'audio con il video, perché molti di voi sapranno e si ricorderanno sicuramente che io catturo l'audio separatamente dal video. Che succede? Nel momento in cui vado a sincronizzare l'audio, vado a risentirlo, disattivo quello del video per risentire l'audio registrato dal mio microfono e qui casca l'asino. Il microfono non mi cattura l'audio. Dico, vabbè, sarà un caso. Ma andando avanti, che succede? Ho detto, vabbè, riavvio il mio Note 3, provare a catturare l'audio con il mio Nexus 5X. Quindi che faccio? Prendo il mio mini microfono lavalier a clip, non so se riuscite a vedere il Note 3, spero che metta a fuoco. Ok, lo collego al mio Nexus 5X, rifaccio nuovamente il video. Porto i file sul computer in post-produzione, nuovamente l'audio non è andato. Vabbè, sarà un secondo caso, mi dico. Allora, riproviamo. Riavvio Nexus 5X, collego il mio microfono al computer, ok. Faccio partire la ripresa video, faccio partire la cattura dell'audio e ancora di nuovo qui mi casca l'asino. Ok. Ho detto, vabbè, è un terzo caso questo qui che mi sta capitando, ma non direi. Allora che faccio? Non mi do per vinto, riprovo nuovamente il microfono. Quindi provo e riprovo a girare il video per vedere se è un problema microfono, se è un problema dei dispositivi e poi alla fine mi accorgo che il mio mini microfono lavalier a clip mi ha abbandonato del tutto. Allora che succede? Io comincio ad andare nel pieno panico quando poi all'improvviso mi viene in mente che io ho un microfono di scorta. Allora, diciamola tutta, non è un vero e proprio microfono, ma è un microfono recuperato da vecchi auricolari non funzionanti. Quindi ho tagliato le cuffiette, ho recuperato il microfono. Infatti ve lo faccio anche vedere, scusate il disturbo che ci sarà. Eccolo qui. È solo microfono di un vecchio auricolare con una clip attaccata. Lo rimetto. Allora, vabbè, sì, parlo così, dai. Anzi, no, tento di rimetterlo. Ok, sì, dai, va bene così. Allora, mi viene in mente che tengo questo microfono secondario che ho recuperato dagli auricolari. Prendo il mio Nexus 5X per fare una prova di videoripresa, una prova di cattura dell'audio. Allora ho detto ok, va bene, facciamo una prova, mi giro anche un video, vediamo come va. Faccio le prove e vedo che il microfono comincia ad andare, me ne accorgo direttamente dall'app. Allora ho detto vabbè, ma perché non girare direttamente il video e poi dopo in post-produzione vado a tagliare tutte le parti che non servono. Ok, mi sono messo là, ho girato il video, alla fine l'audio è venuto dei migliori, quindi sono riuscito finalmente a registrare l'audio e ho editato il mio video, che poi dovrebbe essere, era il video che io stavo registrando per domenica mattina alle 11. Allora,
Quindi ve lo faccio rivedere di nuovo. Eccolo qua, comprato un paio di mesi fa questo microfono, mini microfono lavalera clip, che la maggior parte di voi conoscerà sicuramente perché ne ho parlato sul canale, ok? E per il momento utilizzerò questo, anche perché per il momento l'acquisto di un nuovo microfono non lo posso fare perché sono in continuo spostamento, quindi lo prenderò non appena ritornerò giù a Napoli. Quindi morale della favola, anzi no, il giorno seguente ci stanno altre 3-4 sfighe che mi assalgono, quindi in 2 giorni la sfiga mi si è seduta proprio sulle spalle, cari amici. Infatti solo a pensare il titolo che avrà questo piccolo vlog mi viene da ridere, e perché sì, il titolo sarà la sfiga di Mitico Snake. Quindi morale di tutto, anzi è pure un consiglio che voglio darvi per quanto riguarda i video su YouTube, per tutti quelli che registrano video su YouTube, procuratevi sempre un microfono secondario come ho fatto io. Magari tutti quegli auricolari che non vi funzionano, tagliate le cuffiette, recuperate il microfono, attaccategli una clip, una qualsiasi cosa, in modo da tenerlo di scorta. Allora, questo è tutto, quindi mio caro Web Libero, ti ripeto, mio caro Claudio, le tue sfighe a confronto le mie in 2 giorni, beh, non sono nulla. Ovviamente, amici di Mitico Snake, come il nostro solito fare tra colleghi youtuber, ci linkiamo il video inerente a quello di cui stiamo parlando, quindi nella descrizione, oltre a trovare il link delle sfighe di Claudio, ovvero Web Libero, trovate anche il link al suo canale. Spero che questo video vlog vi sia piaciuto, e come sempre vi raccomando, lasciate tanti bei pollicioni in su, e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, attivate le notifiche. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo video, e se anche voi avete avuto sfighe durante le video riprese dei vostri video, e soprattutto condividete il video con i vostri amici. Un'altra cosa che voglio dirvi è che sono presente anche su altri social, soprattutto su Instagram, dove sono molto molto attivo, di cui vado a pubblicare qualche anteprima per quanto riguarda i miei prossimi video che andrò a pubblicare sul canale. E come al solito, come faccio da un paio di domeniche, se domenica prossima non avete nulla da fare, alle 11 mi trovate qui sul mio canale YouTube. Ciao! I know I can take it.